Auditorium della Domus San Giuliano colmo per ascoltare le parole di Don Antonio Sciortino, direttore del settimanale Famiglia Cristiana, che attacca la politica perché è miope per quanto riguarda il futuro dei giovani. Il religioso cita anche De Gasperi, dichiarando che un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista alla prossima generazione. Ma io credo che la famiglia sia la principale risorsa di questo paese, semmai è una risorsa ignorata. Se questo paese vuole ripartire deve rimettere al centro dell'attenzione del dibattito la famiglia. Abbiamo un fisco che è iniquo, che non considera la composizione della famiglia, non considera la presenza dei bambini, per cui a parità di reddito un singolo e una famiglia pagano le stesse tasse e questo non è assolutamente giusto. Per di più in un paese che ha il tasso di natalità tra i più bassi al mondo. Sciortino continua affermando che tra una decina d'anni senza cambiamento di rotta avremo soltanto 8 milioni di giovani che dovranno portare sulle spalle il peso di 23 milioni di anziani e superanziani, una piramide rovesciata che difficilmente potrà sostenere sulla punta il suo stesso peso. Inoltre Sciortino una parola la dedica anche al ruolo della stampa. I mezzi di informazione primo raccontano la realtà vera di questo paese, che è una realtà fatta di povertà, e al tempo stesso siano da stimolo nei confronti dei governi che spesso dicono di fare tanto per la famiglia, ma fanno davvero poco. Soddisfatti gli organizzatori che hanno scelto il direttore di Famiglia Cristiana per il secondo anno consecutivo. Una persona impegnata nel sociale, un uomo che dirige il più grande settimanale, il più diffuso settimanale dei cattolici da 15 anni, un uomo che può aiutarci a ragionare e a riflettere su alcune questioni, principalmente sul disagio giovanile, sul recupero di un ruolo fondamentale e importante per la famiglia e sul fatto che in questa situazione di grande crisi o noi ripartiamo da alcuni valori importanti oppure noi non ne veniamo fuori. Infine Sciapichetti ci ricorda il prossimo appuntamento con gli incontri d'autunno. L'appuntamento ovviamente è per venerdì prossimo ci sarà il presidente nazionale delle ACLI che lo stesso si soffermerà sui temi sociali e sarà un bel momento di approfondimento anche in città rispetto alla situazione sociale che c'è nel nostro paese.